Ciao Pasquale, buonasera. Non è bastato la tua grande parata sul calcio di rigore. Abbiamo sentito mister Rastelli molto arrabbiato per l'arbitraggio, per gli episodi che hanno sicuramente penalizzato l'Avellino, anche se comunque va dato atto e merito al Cerignola per la partita giocata. No, sicuramente il Cerignola ha fatto una grandissima partita e purtroppo dopo il gol ci siamo un attimo, invece di compattarci ancora di più, loro hanno trovato questo, il gol del pareggio. Poi dopo a me non mi piace, ripeto, parlare dell'arbitro, per l'amor di Dio, poi comunque si rivedrà, però credo che sul secondo gol ci sia una spinta sopra il letto che poi è caduto su di me e ha causato il gol del 2-1, che probabilmente quello ci ha ammazzato. Ripeto, non voglio giudicare nessuno, per l'amor di Dio, e qui siamo comunque, tutti quanti possiamo sbagliare, però credo che quell'episodio ci abbia un po' ammazzato e ci abbia tagliato le gambe. Ecco, diciamo Pasquale, un avvio diciamo migliore del Cerignola, soprattutto nella prima parte del primo tempo. Vi hanno sorpresi, avevate preparato la partita, l'aveva detto anche mister Rastelli, che erano molto bravi nelle ripartenze, però abbiamo visto un Avellino sicuramente molto diverso rispetto a quello visto, e parlo di approccio alla partita contro il Crotone. Beh, sapevamo che loro comunque, specialmente in casa, sono molto forti. In questo campo non è semplice vincere, poi vengono comunque da un campionato straordinario, per essere una neopromossa vanno sulle ali dell'entusiasmo. Sicuramente non abbiamo avuto l'approccio probabilmente giusto per portare a casa quantomeno il pareggio. Qualcuno in diretta, qualche tifoso prima, ci ha definito l'Avellino un po' indecifrabile in questo momento, capace di vincere a Potenza in quel modo, di vincere col Crotone in quel modo e poi di perdere partite come queste. Cosa vi consegna questa partita, considerando che era uno scontro diretto per la classifica, anche per avvicinare un pochino il quarto posto, visti gli altri risultati? Beh, sicuramente una sconfitta che ci brucia, perché potevamo comunque andare su in classifica. Sicuramente i numeri parlano chiaro, abbiamo fatto due ottime partite, questa l'abbiamo un po' steccata e dobbiamo fare tesoro di tutto questo e dobbiamo cercare di non ripetere più prestazioni magari così altalenanti. Anche perché ci saranno due partite consecutive in casa, insomma, quale migliore occasione per adesso rafforzare un po' il cammino? Sì, sicuramente ora arriveranno queste due partite in casa, però noi pensiamo a partita dopo partita. Ora chiudiamo questa parentesi e pensiamo subito alla partita di domenica con la Viterbese. Grazie.